Sabato 23 agosto, buongiorno, benvenuti al nostro TG del mattino. I tanti problemi che affliggono la sanità molisana si amplificano nel periodo estivo, soprattutto sulla costa dove la popolazione raddoppia per l'arrivo dei turisti, una situazione che gli operatori sanitari riescono a fronteggiare tra mille difficoltà a causa della cronica carenza di personale. Ci dice di più in questo servizio Anna Maria Di Matteo. La sanità resta sempre nell'occhio del ciclone. Problemi e disservizi sono ormai all'ordine del giorno e ne sanno qualcosa gli utenti molisani, ma nel periodo estivo i disagi si amplificano, si aggravano ulteriormente. Nei giorni scorsi abbiamo segnalato i problemi che affliggono i centri trasfusionali degli ospedali di Campobasso e Termoli alle prese con carenza di personale, ma i disservizi e i disagi sono tanti, come sottolinea Tecla Boccardo della Will che sulla difesa della sanità sta portando avanti una vera e propria battaglia. Il il pronto soccorso di Termoli in questo periodo fronteggia l'emergenza sanitaria senza triage notturno, con due soli infermieri e un ausiliario, denuncia. Nel corso di questo mese, con una esigua forza lavoro, l'ospedale ha dovuto governare in media circa 160 accessi nell'arco delle 24 ore. Assistiamo ad un copione già visto, aggiunge la sindacalista. Problemi anche nelle altre strutture sanitarie pubbliche e all'assistenza al carcere di Larino, sovraffollato, precisa la Boccardo, ma con personale sanitario sotto organico. Tutto questo dimostra ancora una volta che c'è una totale ingovernabilità del settore. Attacca la boccardo, oltre al rischio sempre presente di non poter rispettare adeguatamente i livelli essenziali di assistenza, chiude la sindacalista della Will, che rilancia con forza l'allarme rispetto ai ritardi di un'adeguata riorganizzazione del servizio sanitario regionale. Il Comitato civico frentano ha già raccolto le prime firme per presentare un nuovo ricorso contro la chiusura dell'ospedale di Larino e lo smantellamento del Santimotio di Termoli. Dall'associazione l'invito a tutti i sindaci del Basso Molise a coalizzarsi e a scendere in piazza per difendere la sanità pubblica anche dai tagli del personale già ridotto all'Umicino. Sentiamo Fabrizio Chionero. Un Molise sempre più privato della sanità pubblica è un Molise che rischia l'estinzione. Dall'Arino Rino, il Comitato Civico Frentano ha rilanciato la battaglia sul territorio a tutela del diritto alla salute, rinnovando un forte appello a tutti gli amministratori del territorio, quello di impegnarsi in prima persona per scongiurare la chiusura dell'ospedale Vieti e lo smantellamento del Santimoto e per garantire livelli minimi di assistenza per tutelare i cittadini. Il Comitato ha quindi iniziato una raccolta di fili e di fondi per presentare, come avvenuto in passato, un ricorso contro i piani operativi o comunque contro ogni provvedimento che possa portare altri tagli ai servizi esistenti. I dettagli dell'iniziativa giudiziaria si conosceranno solo nelle prossime settimane, ma l'Associazione è già pronta a scendere in piazza. Non si è provveduto neppure a trovare delle soluzioni alternative, quale per esempio la cosiddetta medicina territoriale, non si è instaurata alcuna rete di assistenza territoriale, non si è fatto assolutamente nulla per eh, evitare di mantenere gli ospedali. Restano irrisolti i problemi per il personale. Il blocco del turnover sta facendo sì che naturalmente i nosocomi pubblici si spengano a poco a poco. Le difficoltà sono ormai evidenti dappertutto. Sono di, di tutti i giorni le notizie dei, dei problemi che a tutti i livelli ci sono, sia all'ospedale di Campobasso che in quello di Termoli, di Sernia, e per non dire naturalmente di quello di Larino, perché il personale naturalmente è allo stremo delle forze ed è ridotto all'umidità. Ma c'è anche un altro aspetto. In altre regioni in piano di rientro, come per esempio nel Lazio, il Presidente Zingaretti, laddove si vengono a creare le condizioni per cui vengono a mancare i livelli essenziali di assistenza, il Presidente prende e firma i decreti per l'assunzione del personale medico, infermieristico, paramedico che occorre per garantire i livelli di assistenza. E naturalmente non sono neppure contratti a tempo determinato, bensì addirittura contratti a tempo indeterminato. Il Comune di Riccia ha lanciato l'idea del Forum Giovani, un'iniziativa che ha già raccolto numerose adesioni. Una piattaforma di discussione, un laboratorio di idee, progetti e suggerimenti per l'amministrazione comunale. I giovani potranno incontrarsi e confrontarsi nell'aula studio, aperta tutti i giorni, un luogo di aggregazione per i ragazzi del posto. Prosegue stasera a Civitanova del Sannio, la due giorni gastronomica dedicata alla Coppa, il classico piatto a base di carne di maiale e patate, cotto secondo la tradizione in un recipiente chiuso posto su una base refrattaria e coperto da brace. Per far fronte alle tante richieste del pubblico è stato costruito un apposito tegame da cottura del diametro di oltre due metri. Particolarmente complessa la preparazione, soprattutto nella gestione dei tempi di riscaldamento della base e di cottura che è Chiede alcune ore nel rispetto totale della tradizione che permette di ottenere i sapori di una volta ad accompagnare la specialità, i pomodori coltivati dai contadini del paese. L'evento è molto sentito, ha richiamato già nella prima serata ieri il pubblico delle grandi occasioni tra i visitatori molisa, moltissimi molisani residenti all'estero e nella capitale che in questo periodo sono in vacanza in regione. L'evento è organizzato dall'Associazione Civitanovesi nel Mondo Onlus. Come ogni agosto, torna questa sera a Vasto Girardi l'appuntamento con la sagra gastronomica più conosciuta dell'Alto Molise. Si tratta del caratteristico piatto denominato Cazzareglie e Fagiuole, che viene servito nella piazza del paesino in provincia di Isernia. La sagra, giunta alla 32esima edizione, attira centinaia di buongustai che vogliono chiudere le loro vacanze in Alto Molise all'insegna della buona cucina di una volta. È tutto per la nostra informazione. Adesso la rassegna stampa. Partiamo con il giornale del Molise.it. Sanità molisana nel caos, la Will denuncia in estate situazione di vera e propria emergenza, l'articolo a firma di Anna Maria Di Matteo. Decreto competitività, l'ordine dei medici lancia l'allarme, si alzano i limiti degli inquinanti. Miss Italia tu farai in corona la più bella del Molise. Emergenza profughi, in pochi mesi mille migranti accolti in Molise. Boiano stroncato da un infarto durante un controllo della finanza e poi area di crisi e fondi europei, la ricetta della CGL per rilanciare il Molise, soppressione dei tribunali, gli ordini degli avvocati chiamano a raccolta le istituzioni. Ci sono poi ancora le altre eh, notizie eh, dalla Regione, editoriali, idee e opinioni, ma anche notizie dall'Italia e dal mondo. Vediamo adesso primo piano in Molise, finanza e negozio titolare. Muore di infarto, sconcerto a Boiano dove il 54enne gestiva un'attività commerciale, trasportato d'urgenza al Cardarelli, l'uomo è deceduto subito dopo. Gaetano Cirillo si è sentito male e si è accasciato a terra mentre i militari in borghese effettuavano un controllo. Petacciato due ore di paura in spiaggia. Bimbo di 7 anni si perde, ritrovato a 6 chilometri di distanza, rintracciato dai carabinieri, è stato portato in caserma dove ha potuto riabbracciare i genitori. Emergenza dimenticata, la regione tiene il conto. Mille migranti in Molise in pochi mesi, molti di loro sono rimasti appena alcuni giorni in 600 nelle strutture di accoglienza. Vediamo le altre notizie a fianco. Uh, Campobasso ruba una borsa su un'auto in sosta, ladro fermato dalla polizia. Preziosa la collaborazione dei testimoni del furto. Isernia è un, un branco di cinghiali avvistato in pieno centro a spasso nella zona uh, Santo Spirito. La ripartenza del centrodestra lunedì, l'incontro in via Berta, esclusi Patriciello e l'Udc, eh, quindi la ripartenza a eh, Isernia. E il vertice è stato organizzato dall'assessore Di Sandro. Eletto sindaco a giugno del 2013, Nicola Magrone, scaricato dai suoi consiglieri a Modugno, si torna al voto. L'ex PM di Larino commenta l'epilogo: è una fuga ignobile. E poi dall'Abruzzo, Vasto, Valle del Trigno, D'Alfonso propone un marchio d'area per il turismo. Il governatore ieri ha incontrato gli amministratori eh, della zona. Passiamo adesso a vedere le notizie sportive. Sport cresce eh, dunque l'attesa per il derby di Coppa Italia, arbitra eh, paterna di, ter di Teramo, Termoli ok nell'amichevole col Magliano. Eh, podismo, spettacolo alla città di Agnone, eh, trionfano Di Tillo e eh, Cosjay eh, Kiplagat, che è un keniano. Passiamo adesso a vedere il quotidiano del Molise. Anche qui c'è questo titolo muore durante un controllo della finanza, sconcerto a Boiano dove il commerciante era molto conosciuto, il cordoglio del colonnello D'Amata, il 54enne Gaetano Cirillo si è accasciato sotto gli occhi dei due eh, militari. Giustizia sulla riforma, è possibile esprimere il proprio parere, consultazione pubblica del governo sui temi caldi. Eh, turismo giugno da dimenticare, meglio luglio, ma la crisi stringe, un primissimo bilancio dell'estate sulla costa molisana. Il caso minacce al sindaco Scarabeo dice si cerca visibilità. DL competitività, tecnologi alimentari e medici contro il decreto. Campobasso beccato dopo il furto, il ladro eh, confessa. Vediamo adesso le notizie di sport, serie D, termoli. Due reti nel test con la torre Magliano, eccellenza Fornelli su eh, Zaccaro Isernia, ecco l'Ander Vitone. Calcio a 5, Venafro scatenato, eh, Giglio Fiorito fa grandi i eh, bianconeri. I quotidiani nazionali adesso vediamo la Repubblica come titola investire di più, Draghi apre alla flessibilità, interventi non convenzionali, ma si facciano le riforme, Yellen eh, alzo i tassi solo quando l'economia eh, migliora. Poi c'è questa foto Hamas giustizia in piazza, eh, i palestinesi sono eh, spie. Gli Usa Pronti ai eh, Raid in Siria contro l'IS. Gaza Bimbo israeliano ucciso dai eh, Mortai. E poi Slà la doccia fredda di Renzi. Il Premier invita Baggio e i direttori di giornali a fare lo stesso. Passiamo adesso a vedere il Corriere della sera. I russi, oltre il confine. Ucraino, Kiev è un'invasione, la Nato avverte, ritiratevi subito, l'arrivo di camion con presunti aiuti umanitari. Sono stati sparati colpi di artiglieria e le virgolettate. Poi draghi pronto a misure sull'inflazione, ma gli stati devono fare le riforme, le ricette dei banchieri centrali per favorire la crescita e l'occupazione. La stampa Obama studia attacchi in Siria. Il consigliere della Casa Bianca, uh, Rhodes, non esclude di allargare le operazioni anti-ISIS già in corso in Iraq. Svolta nella caccia al boia, un rapper londinese principale sospettato. E la giustizia sommaria di Hamas, ammazzate decine di presunte spie, un colpo di mortaio uccide un bimbo israeliano. Draghi, la BCE non si sostituisce ai governi. Passiamo adesso a vedere il tempo, questi due erano a Roma, è il eh, titolo, eh, europei e italiani tra i capi dell'Isis, ecco i volontari nostrani della GIAD, c'è cioè questa eh, foto. In alto all'Italia vola ma noi ci tagliano le ali, l'elenco completo dei, dei licenziati continua eh, l'inchiesta del eh, tempo. Vediamo adesso il giornale Vogliono il nostro sangue, l'offensiva jihadista. Nella lettera alla famiglia Foley i terroristi dell'ISIS dicono apertamente che mirano ad annientarci. Il grillino di Battista insiste colpa dell'America la morte del reporter. Ecco la dichiarazione di guerra all'Occidente. Oggi le nostre spade sono sfoderate davanti a voi governi, ma anche cittadini e non ci fermeremo finché non placheremo la nostra sete del vostro sangue. Voi non risparmiate i nostri malati, anziani, donne o bambini, noi non risparmieremo i vostri. E questo è uno stralcio dell'email inviata dagli jihadisti dell'ISIS alla famiglia del reporter James Foley prima della sua decapitazione. E adesso, libero il dramma delle ragazze rapite, non pagate, riscatti ai tagliagole. Lo Stato non è. Un genitore che può farsi guidare dai sentimenti, dare soldi ai terroristi islamici significa salvare forse una vita oggi ma condannarne migliaia domani. Non dobbiamo renderci complici dell'Isis. Il grillino di Battista giustifica ancora i macellai e Hamas uccide un bimbo israeliano. Questo è il titolo di eh, Libero. Eh, e, eh, passiamo adesso a vedere il mattino, piano scuole, governo al palo. La regione eh, la campagna ha investito 800 milioni da Roma solo 18, il nodo degli stipendi agli LSU, Caldoro attacca, le risorse le mettiamo noi, i fondi nazionali in ritardo e poi i gavettoni ghiacciati di Renzi e Company per la Sla eh, di eh, Renzi, scrive ancora, e nave per Capri ferma nel golfo eh, e circumvesuviana in tilt, agli scafi e treni il giorno nero dei turisti. Avvenire i jihadisti d'Occidente, eh, l'Europa riscopre il terrorismo d'esportazione, una donna inglese inneggia l'odio sul web, in Iraq strage in moschea, milizie scite massacrano 73 sunniti, gli Stati Uniti corresponsabili della morte di Foley, nuova bufera sul Movimento eh, 5 Stelle. La Gazzetta dello uh, Sport, 6 da Milan. Questo è il titolo. Mercato Rossoneri a caccia di un numero 9 per la sostituzione di Balotelli, Galliani e Inzaghi. Sceglieranno tra questa mezza dozzina di attaccanti nel mirino pure Eto e Negredo. Pausa di riflessione su Cerce. Ci sono i 6 eh, probabili sostituti di eh, Balotelli al Milan. Il presidente, i 90 minuti di Berlusconi a eh, Milanello, credo in Pippo in Zaghi. Intanto Balotelli eh, sbarca in red festa a Liverpool e eh, Nuoto d'oro Paltrinieri Show domina gli 800 Leonardi Bronzo nei 100 stile libero europei giornata record con 6 medaglie sul podio pure detti 800. Uh, batti, tuffi, bianchi 100 farfalle, la 4% uh, stile libero mista oggi la Pellegrini nella finale dei 200 stile libero con la Gazzetta dello Sport termina la nostra rassegna stampa prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolise alle 14 sempre in diretta con il TG grazie per averci seguito, buona giornata